nazionale dell'Associazione Famiglie Arcobaleno e l'Associazione dei Genitori Omosessuali e Transessuali. Molti gay e lesbiche hanno dei figli, molte persone trans anche, e siamo venuti a Salerno per fare una grande festa che si svolgerà il 3 maggio sul lungomare di Salerno. È stato organizzato ovviamente dalla comunità LGBT salernitana, ma ha avuto una risposta straordinaria da parte di tantissime associazioni locali che contribuiranno con attività e laboratori. Quello che siamo venuti a fare a Salerno è dialogare, soprattutto farci conoscere e parlare delle nostre realtà per far capire alle persone quali sono le necessità dei nostri bambini, in particolare la tutela che ancora manca loro, la tutela di essere garantiti nei loro affetti. E invito tutti a venire il 3 maggio a conoscerci e a partecipare a questo grande evento nazionale. Sono Ottavia Vozza, presidente di Arcigay Salerno. Noi siamo particolarmente lieti che quest'anno la nostra città possa ospitare la festa nazionale delle famiglie arcobaleno, perché, come dire, seguiamo con attenzione queste vicende da anni e siamo dell'idea che qui non si tratta di creare contrapposizioni, traposizioni ideologiche, insomma è bene che quelle restino circoscritte nei rispettivi ambiti. Qui si tratta di riconoscere diritti di famiglie che già esistono, non si tratta di discutere sulla liceità o meno di questi nuclei familiari, sono famiglie che già esistono, sono famiglie di cittadini italiani, i bambini di queste famiglie sono cittadini italiani, la nostra preoccupazione è che sostanzialmente siano rispettati i diritti di questi cittadini.